Io mi sono alzata alle 7:30 e oggi abbiamo deciso di girare un cosa mangio in un giorno. Scusate la faccia, ma essendo appena sveglia sono un po' così. Comunque, abbiamo deciso di girare questo video per farvi vedere un po' che cosa mangiamo, visto che vanno molto questi video su YouTube. Quindi vi faccio vedere che cosa mangio. Assolutamente non può mancare il caffè. E poi oggi ho messo tre biscottini. A volte capita che se ho il pane, magari mi faccio una fetta di pane con la marmellata che ho fatto io. Buongiorno a tutti, oggi è lunedì e per chi avesse visto le mie stories ieri, da oggi incomincio definitivamente il nuovo schema con i prodotti della Fitline, per cui senza perdere tempo stamattina, sono le 8, 8 e 10, per prima cosa dovrò prendere una bustina di Basic, eccola qui, che mi sono già preparata, andremo a sciogliere in 180 ml di acqua. Io ho preso, me la sono misurata in una caraffa, giusto per essere precisa. L'odore è buonissimo. Premetto che è la prima volta che prendo questo prodotto, per cui non ho la più pallida idea di che gusto abbia, ma spero che sia bevibile. Ok, adesso tra 15 minuti dopo aver bevuto il Basic, andremo poi a fare colazione, così vi mostrerò quello che bevo io, quello che mangio e bevo io a colazione. Perciò ci vediamo tra 15 minuti. Allora, eccoci qua, sono le 10, l'ora dello spuntino. L'ora di fare la pappa. Che lei è abituata, io no. Però ci sto provando, ci proverò, perché dicono tutti che bisogna fare lo Anche spuntino. oggi pomeriggio devi fare lo spuntino. Sono 5 passi al giorno, Merenda devo colazione. fare. Sì, merenda. Merenda ancora, ma le 10. Vabbè, fai vedere cosa c'è per lo spuntino. Io mangio la banana. Mi piacciono le banane. Detto. Mentre Katia si è preparata le due albicocche fatte a Esatto. pezzetti. Allora, eccoci qua. Oggi faccio una pasta fredda con pomodorini, scamorza e un po' di pesto. Quindi userò il bimby perché fa troppo caldo. E non ho voglia di mettere sulla pentola perché se no muoio. Quindi c'è scritto di mettere 1,2 litri di acqua. Andiamo a metterlo. Poi bisogna portarlo a bollore. Vediamo un attimino. 10 minuti. A 100 gradi, velocità 1. Mentre che lui porta a bollore, io taglio tutte le cose che poi andrò a metterci dentro. Ne metterò poi verso metà giornata, però almeno così non devo stare lì a tagliare tutto dopo. Nel condimento andrò ad aggiungere un po' di pesto che ho avanzato da ieri, così
Così intanto stanno insieme i pomodori scamorza e fanno anche una bagnetta più buona. Ovviamente questo è comprato, però se potete fare quello fatto in casa è molto meglio. Io non ho tempo, quindi uso questo per buttarlo, conviene riutilizzarlo. Madonna. Ovviamente, come avete visto, ho messo solo 2 cucchiai di pesto, quello che era rimasto da ieri. Ovviamente questa ricetta potete farla anche normalmente mettendo sull'acqua della pasta. Io, come ho detto prima, ho usato il bimby solo perché fa caldo, se no non l'avrei fatto con il bimby. Mettiamo un po' di sale, qua dice di metterlo dal coperchio, ma non mi fido. La cosa che però bisogna ricordare è sempre mettere la modalità antiorario, se no trita la pasta e non va bene. Quindi vediamo. Il tempo indicato, che sono 14-15 minuti, sono 15, antiorario, se no la trita. Velocità 1. Adesso per 14-15 minuti la cuoce e poi è pronta. Ci vediamo poi dopo quando assemblo il tutto. Rieccoci qui. Io ho la pasta fredda che avete visto prima. Invece Valentina, Questo è il mio pranzo per oggi e mi sono portata da casa, perché un litro non me lo potevo portare dietro, il latte di soia, che ve lo giuro fa schifo perché sa di farina con acqua, è una cosa imbevibile, ma vabbè, devo fare questo enorme mi sacrificio. potevi prendere quello di riso, che buono. E non l'ho trovato, non so neanche dove trovarlo. O quello d'avena. Non so dove trovare il latte di riso o d'avena. Quindi adesso dovrei mettere ai frutti di bosco 43 grammi, 43 grammi in questa roba che vi giuro fa abbastanza schifo. E spero almeno che sia buono. Vediamo se riesco, così poi faccio shake. Vabbè, prima volta non so quanti grammi effettivi ci sono andato a mettere, ma shake. No, guarda. Cioè, questo è il colore, questo è il colore. Allora, mettiamo un po' di ricotta nel bicchiere. E un po' di cioccolato a occhio. Ci metto un po' di zucchero, perché comunque è amaro, ma poco, non tanto. E quasi quasi ci aggiungo, anzi, invece dello zucchero ci aggiungo il cocco, comunque è anche più buono. Adesso amalgamo il tutto. Ok.
Allora, sono le 5 del pomeriggio, io sono in camera mia, che mi sto guardando la serie TV di O.C. e già che c'ero, visto che sono già le 5, faccio la mia merenda con cosa? Yogurt bianco della Müller, che ha pochissimi grassi, anche se non so effettivamente quanto mi sazierà, visto e considerato che ho mangiato soltanto il frullato, ma spero mi consoli in qualche modo. Quindi adesso faccio la mia merenda e ci vediamo più tardi per la mia cena. Stasera finisco la pasta, poi ho fatto un po' di spinaci e 2 o 3 scamorzine. Vi saluto, ci vediamo domani su Instagram, dopo ci sarà anche il video di Valentina. Un bacione e buona serata!